L'editoriale è presentato da... Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. L'editoriale di Guido Trombetti. Allora, oggi il titolo che abbiamo dato a questo editoriale è Dumas, il grande scrittore francese, o De Laurentiis, punto interrogativo. Perché diciamo questo? Beh, la cosa è quasi naturale. De Laurentiis è un guascone, quindi in qualche maniera nei suoi modi, nei suoi atteggiamenti, nelle sue tirate, ricorda il cadetto di Guascogna, D'Artagnan. Dall'altro sono passati 20 anni dal suo ingresso nel Napoli e non può non venire in mente il grande romanzo del grande scrittore francese 20 anni dopo, che è considerato il seguito dei Tre Moschettieri. Non c'è stato un quotidiano che non abbia ricordato la scadenza del ventennale, non c'è stato un quotidiano, devo dire la verità, che non abbia chiosato con giudizi estremamente lucinghieri la scadenza dei 20 anni di presidenza di Aurelio De Laurentiis, e noi non possiamo che accodarci ai giudizi lucinghieri. L'uomo prese il Napoli in Serie C, dopo un anno non riuscì a tornare in B, poi tornò in B, poi tornò in A, e da quel momento in poi è stata tutta una grande corsa a collocarsi nel panorama, nello scenario nazionale ed internazionale. Il Napoli era quasi assente dai ranking europei, li ha scalati, è arrivato a posizioni che nella sua storia non erano mai state raggiunte. E ricordiamo anche, dico io, che al di là delle quattro coppe e dell'evento clou, che è la vittoria dello scudetto, c'è da osservare che in fondo De Laurentiis, in questa sua avventura, proprio fortunatissimo non è stato, perché due scudetti non li ha agguantati, vuoi per sfortuna, vuoi per eventi sui quali non mi va neanche di ritornare, ma erano lì ad un soffio, ed uno è stato con Sarri con il campionato di 91 punti, l'altro è stato con Spalletti, che l'anno prima dello scudetto in fondo ebbe più di una ghiotta occasione per vincere il campionato. Quindi il giudizio su 20 anni di un governo che ti ha tenuto sulla scena internazionale come mai accaduto all'altro, mai, che ti ha regalato uno scudetto, che ti ha regalato secondi e terzi posti, e lo ripetiamo, alcuni dei secondi e terzi posti con un pizzico o più di un pizzico di amaro in bocca, il giudizio, dicevo, non può che essere molto molto positivo. Poi è arrivato l'anno scorso, dove si è sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, dove il Napoli è sembrato preda di una smania autodistruttiva, ed invece poi è arrivato quest'anno, che è manifestamente l'anno della rinascita. Il presidente ha dimostrato di avere la dote degli uomini veramente intelligenti, che non è quella di non sbagliare, perché tutti sbagliamo, che non è quella di non fare errori più o meno gravi, perché tutti li commettiamo, ma di saper trarre dagli errori, saper trarre dalle defaillance insegnamento.
Questa è la caratteristica vera dell'intelligenza. Chi impara dai propri errori. Poi c'è chi non impara e quella è la categoria degli stupidi. Mi è stata fatta una domanda che, ma il Napoli ha avuto sostanzialmente quattro presidenti, Ascarelli, Lauro, Ferlaino e De Laurentiis. Chi di questi è stato il migliore? Allora, io questa domanda la respingo al mittente, perché eventi che si verificano a 40 o a 50 anni di distanza l'uno dall'altro non possono essere comparati, perché mutano le situazioni storiche, mutano le situazioni economiche, mutano le situazioni ambientali nelle quali i periodi si sono sviluppati, e quindi non ha nessun senso sostanzialmente confrontarli. È come dire era più forte di Stefano o Bellingham. Ma sono passati 60 anni e più tra l'uno e l'altro, si gioca in maniera diversa, è un'altra idea. E così è per le presidenze. C'erano le televisioni ieri e oggi, non ci sono state le televisioni l'altro ieri, gli sponsor, la sentenza Bosman, i procuratori, ci cioè sono universi completamente differenti. Allora, andare a chiedere chi dei quattro presidenti è stato il più grande, devo dire francamente, non è una domanda ricevibile. Ascarelli fece lo stadio, è stato il presidente che in qualche maniera il Napoli lo ha creato. Achille Lauro, che non ha vinto niente, ecco, in questo senso, e forse il più fragile di tutti, è stato il presidente della Napoli oleografica, la Napoli della pizza e del mandolino. Ferlaino non è dimenticabile, perché è l'uomo che per primo e forse unico ha collocato il Napoli nella leggenda, perché ha legato indissolubilmente il Napoli alla vicenda Maradona. In fondo Ferlaino non ha avuto un lunghissimo periodo di gloria, ha avuto molti momenti bui, ha avuto molti momenti di assoluta mediocrità, però con quel guizzo di genialità, di coraggio, di intelligenza, di fiuto, con il quale portò a Napoli Diego Armando Maradona, si è messo stabilmente nella leggenda e non lo potrà toccare nessuno. Poi è arrivato De Laurentiis, che a differenza di Ferlaino ha operato più da imprenditore, provando a programmare, facendo dei piani, a volte piani anche pluriennali, inventandosi in qualche modo nella stagione dei fondi, nella stagione delle grandi sponsorizzazioni, inventandosi un sistema di autofinanziamento sul quale la squadra si è retta, quindi è arrivato De Laurentiis e ha cambiato completamente lo scenario. Quindi se mi si chiede chi è stato il più grande presidente del Napoli, io credo che sia una domanda che francamente non può avere una risposta significativa. Quello che è certamente vero è che De Laurentiis ha segnato una stagione luminosa nella storia del Napoli, e quello che è certamente vero è che quest'anno con grande coraggio ha cambiato completamente il suo rapporto con la squadra, con la gestione, con l'imprenditoria, ha fatto una campagna acquisti eccellente, e che quindi quest'anno ancora una volta ci regala una speranza, la speranza che il Napoli possa essere un grande protagonista di questo campionato. Buona giornata. L'editoriale di Guido Trombetti. L'editoriale è stato presentato da Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com.
Un calcio alla radio, terzo tempo.